Mi chiamo Mattia Ducoli, ho 29 anni e faccio il riparatore e accordatore di fisarmonica ormai dal 2017. E ho conosciuto Claudio Beltrami, che è quello che poi sarà diventato, che diventerà poi il mio maestro, nel 2016. Andai da lui per far fare una riparazione al mio strumento e l'ambiente mi colpì talmente tanto che appunto nel 2017 mi chiesi se fosse stato disponibile ad insegnarmi. Allora, io mi occupo della manutenzione di tutti i componenti della fisarmonica, soprattutto sono specializzato sul restauro e montaggio delle voci della fisarmonica, quindi tutto quello che va dallo smontaggio voce, la pulizia, la rimozione della ruggine, l'impostazione di voci vecchie, rimettendole poi a nuovo, o anche montaggio di voci su strumenti nuovi. E mi occupo poi di accordatura e di tutti i tipi di riparazione. Allora, la fisarmonica è composta da tantissimi materiali, si va dalla struttura in legno, dai componenti delle meccaniche in alluminio, c'è il cartone del mantice. Molti materiali li recupero da aziende specifiche, ma quando riesco acquisto o collaboro anche con gente della zona. Come ho sempre detto, io mi sento molto ancorato alla mia terra e penso che questa attività, come un po' tutte le attività artigianali, funzionino bene in un posto di montagna o comunque in un posto dove c'è una comunità molto, molto stretta. E ho cominciato lo scorso anno a avere anche una piccola produzione di miei strumenti marchiati a mio nome. Il primo che ho fatto è uno strumento in noce massello fatto per musica popolare, mi è stato commissionato da questo mio amico di Milano. Diciamo che su 10 clienti, 8-9 vengono da fuori dalla Val Camonica. C'è sempre una grande quantità di lavoro da gestire e questo è dovuto al fatto che siamo davvero in pochi in Italia a fare questo mestiere. Quindi sicuramente, come il mio maestro ha fatto con me di insegnarmi questa attività, piacerebbe anche a me in futuro, quando magari avrò un laboratorio più grande e più tempo per gestirmi, insegnarlo, tramandarlo a qualcun altro che ha voglia di imparare. Questo secondo me è molto importante perché tutto non vada perso.